Amici di Storie, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, diciamo, perché sono passati pochissimi mesi, ma come vedete siamo qua puntualissimi. Buonasera a tutti, ciao Frida, ciao Mauri. Ben ritrovata. Grazie. Ci siamo, si riparte per una nuova avventura, hai visto, una nuova stagione. Ci siamo, sì. Stagione 2016-2017, tante cose sono cambiate, sono modificate, a parte noi due. A parte noi due, rimaniamo sempre tali e quali. Abbiamo uno studio nuovo quest'anno. Studio nuovo, quindi tantissime belle novità e soprattutto avremo le puntate che saranno tematiche. Che quindi questa sera avremo una puntata molto interessante che poi dopo la presenteremo e quindi insomma non ci resta naturalmente che decollare insomma via in questa stagione di storie e io inizierei con il ringraziare poi i nostri sponsor e collaboratori di quest'anno, quindi per la nuova stagione ringraziamo E-Twin che partecipa ovviamente a vestirmi quest'anno ti ha vestito di rosso come lo sfondo, quindi sei infatti, in tema perfetta. Parto con un rosso bello spumeggiante e quindi salutiamo le Elisa e la Manu, le trovate in via Emilia numero 198 a Imola, sotto il centro storico nel portico. E ringraziamo anche il parrucchiere, perché quest'anno abbiamo cambiato, abbiamo Shampoo di Sara Grilli. Quindi il parrucchiere dell'anno scorso ti ha scaricato praticamente. Mi ha scaricato per un buon motivo. Non riusciva a fare miracoli, abbiamo scoperto il motivo reale. Che... No, sì? Perché sta aspettando una bella notizia, è incinta, quindi salutiamo anche Agata e Gianni. Agata e Gianni, auguri. E quindi ringraziamo, dicevo, Shampoo, ed è il nostro nuovo sponsor di quest'anno. Lo trovate presso il centro commerciale Globo, in via Foroboani numero 30/E. Perfetto, bravissima, sai tutto sugli sponsor. Sì, bene. Esatto. Io faccio un saluto agli amici della pizzeria La Playa qui di Imola. Saluto Franco detto Mauthausen, la pizza più buona del mondo. Lo saluto perché insomma sa lui perché. Saluto anch'io. Quindi. Allora dicevo, tantissime novità. Prima di conoscere i nostri ospiti che sono già qua pronti, naturalmente andiamo a conoscere una delle novità di quest'anno. Vieni con me, tu segui, fai come il cagnolino, stammi vicino a ruota. Dai, conosciamo un duo musicale, devo dire, straordinario. Lo scorso anno avevamo i duo De Bastamo, ve le ricordate? Quest'anno abbiamo i nipoti dei due De Bastamo che sono un po' più carini. A parte gli scherzi, salutiamo gli amici del duo De Bastamo. Abbiamo scoperto questo duo, un duo di ragazzi strepitosi, Milena Mingotti, che è qui di fianco a me, e Alessandro Gentilini. Il gruppo si chiama Onei, vero? Onei. Com'è questo nome così Onei particolare? Allora, inizialmente avevamo un nome americano. Okay. E ci hanno detto no, ci vuole un nome italiano. Tipo Wanagana, roba proprio così di quelle scontatissime. Era Thunder Sunrise. Ma difficilissimo, uno che aveva. Scappa la dentiera, infatti. Thunder Sunrise che partiva via subito. Ecco. Allora abbiamo deciso di chiamarci Onei. Onei. Perché perfetto. Sarebbe miele in inglese, ma scritto in italiano O-N-E-I. Bello, complimenti, so che siete molto bravissimi, vi abbiamo già ascoltati, quindi siete veramente bravi, quindi abbiamo un duo veramente eccezionale. Tanto con dei progetti futuri incredibili, state lavorando, vero? Stiamo lavorando, abbiamo una casa discografica a Bologna, che è la Real Sound, e abbiamo altri progetti in un'associazione di Modena, e niente, stiamo lavorando ai nostri inediti. Un po' di novità. Bocca al lupo, tu mi ricordi un po' la Pausini, c'hai questo visino. Non è molto contenta di la metà della carriera della Pausini è un buon augurio, no? Quindi insomma, ragazzi, dopo sapete cosa facciamo? Lanciamo subito uno stacchettino, così scaldiamo subito la serata. Che pezzo avete preparato per farci ascoltare subito? Eppure Soffia di Bertoli. Eppure Soffia, sono d'accordo anch'io. Honey, Milena, Alessandro. L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, la chimica lebbra distrutta e ha sbarrato le porte. Eppure il vento soffia ancora, oh, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, baci i fiori, li bacia e non li coglie. Bravi, bravi ragazzi, complimenti. Honey, Milena e Alessandro, bravissimi, poi dopo vi ascolteremo ancora. Sono dei nostri, nostri, veramente bravi. Allora, presentiamo gli ospiti? Sì, presentiamoli subito. Allora, lanciamo subito, se ti rompo un secondo, Vai. Il tema della puntata. Allora, sappiamo, è successo qualche mese fa, purtroppo, poco distante anche da noi, ma comunque, insomma, quando succedono queste catastrofi, tra virgolette, sono comunque, siamo tutti molto, molto sensibili. Sto parlando appunto del terremoto venuto ad Amatrice, venuto in quella zona, in quel territorio, e noi innanzitutto un abbraccio forte a tutte le zone terremotate, questo
presto sicuramente, ma noi vogliamo comunque trattare questo argomento per, insomma, cercare di dare un'informazione in più, magari esatto. Se riusciamo anche a far sì che diventi, insomma, un modo di poter, insomma, convivere con certe situazioni che, vedete, possono accadere. Esatto, okay? Quindi sì. Presentiamo gli ospiti di questa sera. Allora, siamo in compagnia di Paola Lagorio. Ben arrivata Paola, buonasera. Vecchia conoscenza nostra, esatto, ormai. Una nostra conoscenza già dall'anno scorso ed è presidente dell'Associazione Bendandiana di Faenza. Poi conosciamo il signor Franco Riccilucchi, buonasera, ben arrivato, geologo. Buonasera professore, salve. E siamo in compagnia di Stefano Brusa. Ben arrivato Stefano, buonasera. Geologo e collaboratore della Protezione Civile del Comune di Imola. Infine, per ultimo, ma non meno importante, Enrico Montanari, astrofilo e responsabile dell'Osservatorio Monte Romano. Ben arrivato. Ben arrivati, buonasera. Bene. Allora, prima di partire, prima di cominciare a parlare di terremoti, di zone sismiche, piuttosto che, vorrei rivolgermi a Paola, tu c'hai tenuti informato praticamente in tempo reale sulla missione di Rosetta. Quello che succede. Perché insomma sono 2 anni che ormai siamo veramente, sì, esatto, minuto per minuto, un filo diretto, quindi la missione è terminata. Esatto, la missione si è conclusa il 30 settembre, quindi è proprio recentissima. Alle 12:40 è arrivato l'ultimo segnale dalla stazione, dalla sonda, e quindi a questo punto la missione è completata. Gli studiosi avranno sicuramente tantissimo da studiare dalle informazioni che sono arrivate, perché anche nell'ultimo viaggio che ha fatto Rosetta scendendo verso la cometa 67P ha potuto mandare ultime immagini molto importanti, molto interessanti, quindi sicuramente ricaveranno gli studiosi delle informazioni importantissime su quella che è appunto la storia della cometa. Bene, quindi informazioni importantissime, quindi che insomma... perché le comete risultano essere forse un po' la memoria storica di quello che è successo all'origine, un po' come un fossile, vero professore? Quindi, Paola, ricordiamo certo. A casa qual era la teoria di Bendandi, così proviamo un attimo a ricordare il principio. Allora, perfetto, dalla Rosetta a Bendandi, facciamo un collegamento perché lì non sì, vedeva l'ora. Sì, perché voglio parlare e collegarmi che diceva Bendandi. Allora, parliamo di terremoti, sostanzialmente. Esatto, terremoti. Esatto, perfetto. Bendandi aveva una sua teoria. Certo. Innanzitutto, Bendandi è uno scienziato di casa nostra. Ecco, io vorrei dire proprio questo. Che Bendandi era un autodidatta, quindi tutta la formazione aveva fatto solo la quinta elementare, quindi tutta la formazione che gli ha permesso poi di fare degli studi è nata da una volontà, da una proprio curiosità di conoscere il mondo scientifico e tutto quanto. La biblioteca che abbiamo a casa Bendandi testimonia questo desiderio di informarsi, e questo è molto importante secondo me. Come presidente direi che il primo obiettivo che abbiamo avuto è stato proprio quello di dimostrare che Raffaele Bendandi ha seguito un metodo scientifico. Quindi su quello ormai non c'è più dubbio, non c'è più discussione. Bendandi ha lavorato in un certo modo, ha seguito quello che noi chiamiamo il metodo galileiano ed è arrivato a delle conclusioni. Sulla validità o meno delle conclusioni a cui è arrivato Bendandi c'è da lavorare. Da lavorare. Questo bene. È il discorso. Allora, le informazioni più dettagliate riguardo questo personaggio così curioso qui del nostro territorio, naturalmente le troviamo a Faenza, dove c'è la casa di Bendandi, laboratorio Via Manara 17, e ha trovato il cognome, non mente. Ecco, spieghiamo, Paola, la teoria di Bendandi, cosa diceva? Per lui era possibile prevedere un terremoto. Allora, prima farei un passo indietro. Bendandi si differenziava da quella che era la teoria ufficiale del momento, perché Bendandi nasce come astronomo, lui aveva una gran passione per l'astronomia. Poi nel 1908 c'è il famoso terremoto di Messina, che sicuramente è l'evento sismico che segna la storia della sismologia italiana. Ecco, in quel momento Bendandi si interessa di terremoti. Lui decide, nel suo desiderio soprattutto di essere utile all'umanità, decide di studiare i terremoti per riuscire a prevederli. A prevederli. Quello è il punto di partenza. La sua teoria cosa diceva, Paola? Ecco, la sua teoria al momento si differenziava molto dalla teoria ufficiale, perché lui è a Porto Corsini, quindi molto vicino, nel servizio militare è impegnato sugli idrovolanti, è fermo sulla spiaggia e sta guardando il mare. Guardando il mare vede questo
flusso e riflusso, quindi la marea. E allora Benandi dice, se la Luna da sola è in grado di compiere un effetto così significativo sulla Terra da creare una marea liquida, che mettiamo qui da noi non è eclatante al 100%, però in certi punti della Terra certo, è molto evidente, Benandi diceva, allora la Luna, il Sole e tutti i pianeti sono in grado di creare una marea solida. Questo come causa scatenante del terremoto. Dove poi si verificava, si manifestava il terremoto, secondo Benandi, era da ricercarsi dove appunto c'erano diciamo, i punti di frattura, i punti di faglia, come vengono chiamate, che avevano una predisposizione certo. al terremoto. Ti fermo un secondo, Paola. Certo. Perché? Allora, teoria di Benandi, si possono prevedere i terremoti. Io qui a fianco a me ho Franco Ricilucchi, che è un geologo, un docente, un professore, quindi molto molto preparato. Franco, i terremoti si possono prevedere? No, mi dispiace entrare subito così. No, entriamo come annuncia la sua. I terremoti per la quasi totalità della comunità scientifica non si possono prevedere. È bene che ci rassegniamo a questo fatto. Benandi era una persona rispettabile, geniale, però la sua teoria non sta in piedi. Perché non sta in piedi? Semplicemente perché una teoria, per essere tale, deve poter fare delle previsioni. Lui era convinto di poterle fare, ci credeva, ha lavorato onestamente, però queste previsioni, il numero sufficiente per poter convalidare la sua teoria, non ce le ha date, non ci sono. Quindi non c'è niente di certo, dice. Qualche cosa, qualche intuizione azzeccata, sì, però secondo me non è una vera e propria teoria, come non so, la teoria delle placche ultra che governa il comportamento geologico di tutto il mondo. No, quello che voglio dire è questo, quello che ha detto il professore condivido al 100%, cioè io porto avanti lo studio di Benandi e difendo soprattutto la figura di Benandi come persona. È chiaro che c'è ancora tanto lavoro da fare, però io vedo che ultimamente, e poi non è che siano certezze perché ognuno porta avanti delle teorie, ci sono stati degli studiosi californiani che hanno individuato l'esistenza di un nono pianeta, l'hanno ipotizzato, certo. seguendo un percorso uguale a quello che ha fatto Benandi per ipotizzare, secondo Benandi, l'esistenza di quattro corpi oltre il sistema solare. Mi viene da pensare che abbiamo fatto male a metterli vicini. Quindi questa cosa... Sono nel consiglio direttivo del suo centro. Svolge un'attività culturale. Cosa avviene quando si scatena un terremoto? Cos'è sostanzialmente che fa? Per dirlo in parole un po' semplici, certo. vorrei ricorrere a una figura e poi dopo mi metterò un po' a gesticolare. Certo. Se possiamo andare con la prima immagine. La prima immagine, perfetto, questa. Ecco, questa qua. Praticamente questa è tratta da un libro di cui è autrice mia figlia. Dopo ne parliamo, L'ho presa, l'ho modificata leggermente. In questa visione tridimensionale vedete una superficie così anonima del terreno e poi degli spaccati e poi vedete quelle linee curve. Dove cominciano il centro di questi cerchi, che poi in realtà sono delle sfere, indicano le onde sismiche che si propagano, è dove nasce il terremoto, quindi in profondità. Questo punto si chiama fuoco o ipocentro. Le onde vanno da tutte le parti, arrivano anche in superficie, il punto più vicino, e quindi quello raggiunto per primo dalle scosse, è sulla verticale dell'ipocentro, okay. si chiama epicentro, questo ormai molti lo sanno, esatto. e da lì le onde si spargono orizzontalmente. Va tenuto presente che l'ipocentro si trova lungo una frattura. La frattura si chiama faglia quando le due parti, da una parte e dall'altra, i due blocchi di roccia si muovono. Ci sono delle forze molto potenti che tendono a farli muovere in questo modo, sì. oppure salire uno sopra l'altro, oppure tendono a stirarli. È qui che voglio arrivare, professore. E si formano, a questo Perfetto. Punto, delle fratture. Ma perché si muovono queste? Perché qui la teoria, che forse mi sembra di capire, di Benandi, era proprio capire come venivano questi movimenti terrestri. Perché al di là giusto, è quello che cercavo. Perché avvengono questi movimenti? Per andare un po' più nel dettaglio. Per l'energia che si libera dall'interno della Terra.
dell'energia che nella Terra si è accumulata fin dalla sua origine, cioè 4 miliardi e mezzo di anni fa. Che continua a essere il calore che dà origine ai terremoti, ai vulcani, soprattutto a questi fenomeni. Questa energia arriva in superficie in vari modi, come calore, come lava e sono i vulcani, e come deformazioni, perché i movimenti che avvengono nella parte profonda e fusa della Terra fanno attrito con la parte superficiale e la trascinano in orizzontale o la fanno andare su in verticale. Quindi abbiamo diversi tipi di forze che fanno sì che, per esempio, un continente si muova da una parte e uno da un'altra e si vengano incontro, oppure si allontanino e si aprono gli oceani. Questa è la famosa teoria delle placche. Professore, adesso una domanda che tutti ci chiediamo. Non si può parlare di prevenzione, o sì, come si può fare? Come si può anche prevenire un terremoto? Così di punti in bianco, io non avevo finito. No, prosegue pure nella sua parte. Aggiungo soltanto che le onde che si propagano non sono di un solo tipo, no? Boom, e parte un'onda sola. Le onde, a seconda del meccanismo e delle rocce che incontrano, si formano diversi treni che marciano a diverse velocità. E quindi alcune deformano in un modo, altre in un altro, e quando arrivano in superficie, qui arrivano quelle che poi si dipartono dall'epicentro, sono le più pericolose per gli edifici, perché li fanno oscillare così. Arrivano lateralmente e certo, tutte le strutture deboli crollano e i tetti vengono giù e seppelliscono le persone. Quindi le più pericolose sono quelle, non le prime, che arrivano, ma queste dette superficiali. Ah, quindi, e queste, ecco, c'è più o meno un tempo tecnico che quelle superficiali arrivano? I tempi dipendono. Cioè, in quale frazione di tempo? Dalla prima, tra virgolette, più in profondità? No, sono secondi, frazioni di secondi. Ah, delle quindi volte può essere anche nell'ordine del minuto. Dipende dalla distanza che hanno fatto e quanto è profondo l'ipocentro. Ecco, mi riferivo a questo appunto per cercare di dire, se ci fosse un tempo tecnico, è chiaro che la prima sarebbe di allarme. E quindi no, non c'è il tempo sufficiente. Non c'è il tempo sufficiente, ecco, questa un po' era la domanda che... Anche se si potesse interpretare qualche segnale premonitore, non ci sarebbe il tempo, se no per un maremoto, per uno tsunami c'è. Infatti in Giappone arriva, come si produce uno tsunami, arriva con SMS la segnalazione a tutti i telefoni lì, sono tutti collegati, tutti connessi. Ah, quindi arriva una segnalazione, ma questa arriva è un'altra cosa, lo tsunami, e quindi... Lo fanno anche col terremoto, ma lì non c'è il tempo sufficiente. Ma quindi non si può parlare di prevenzione, secondo lei? La prevenzione va intesa in un unico possibile senso, cioè conoscendo dalle indagini geologiche quali sono le zone a rischio. Quindi si può prevedere in senso lato che lì ci saranno terremoti. A volte saltano fuori anche dove non erano storicamente conosciuti. Ecco, qui infatti volevo parlarne con lei. Però la prevenzione consiste, non è vera prevenzione, la chiamano adesso mitigazione. Cioè sai che il terremoto avviene, sai che probabilmente avviene in quella zona, non lo puoi fermare, non puoi impedire che si scateni. Cioè, tu puoi regimare una piena di un fiume, non abbiamo le forze sufficienti per controllare le forze di un terremoto che sono tremende. E quindi l'unico obiettivo realistico, adottato in California e in Giappone, non a caso, è quello di limitare i danni. Prima cosa, salvare le vite umane. Quindi i danni alla proprietà sono in secondo piano. Prima le vite umane. Quindi per fare questo devi realizzare delle strutture con dei criteri che gli ingegneri conoscono molto bene, con dei materiali che anche noi comuni mortali poi conosciamo, certo, perché il cemento armato serve, ma se, ecco, dopo vediamo, abbiamo un esempio da matrice dove, esatto, è stato usato, cavolo, male. Usato malissimo. Cioè, ecco, però so che ci sono, in Giappone, dove sono molto avanti per quanto riguarda appunto la preparazione dei cittadini al terremoto, cercano di comunque in qualche modo ci sono delle tecniche per cercare di prevedere il terremoto. Mi ero segnato per esempio il radon, non so se può essere un termine che... È il famoso discorso dei segnali premonitori. Possono essere dei segnali chimici, come la variazione di contenuto in radon di un gas o di un altro elemento nelle acque, nelle sorgenti termali. Però delle volte dice ha funzionato una volta, però altre volte no. E anche i famosi premonitori, gli animali che sentono
che arrivano le onde, sì, le sentono prima che le sentiamo noi. Certo. Ma o non c'è il tempo sufficiente per dare l'allarme, oppure ci sono i terremoti che arrivano senza segnali premonitori. Arrivano di botta, la prima botta è la più grossa. Altre volte ci sono le scosse prima e poi viene la grossa e poi ne vengono altre. Altre volte non ci sono le ultime. Insomma, il terremoto non è un fenomeno con un unico modo di manifestarsi. Ci fu un caso clamoroso in Cina dove fecero sgombrare una città popolatissima, adesso non mi ricordo l'anno, perché avevano osservato il comportamento degli animali. Voi sapete cosa comporta una evacuazione di una grossa città. Certo. Gli andò bene, furono evacuati, non so come, con quale prezzo, arrivò il terremoto. Ci furono 2.000 morti, lo stesso, però potevano essere anche 100.000. Dopo qualche anno ne arrivò un altro, non ci fu nessun segno premonitore, 300.000 morti. Tornando al discorso della teoria di Ben Dandy, che insomma molte cose stanno arrivando, però che sembra che vadano a coincidere un po' su quello che lui aveva... C'è il fenomeno, lui aveva ragione nell'osservare, l'effetto della marea è importante. Infatti le forze di marea agiscono sui pianeti che si influenzano a vicenda tramite la gravità. Certo. La gravità. La Luna, per esempio, produce le maree e anche le maree solide, che pure non le vediamo, ma si è calcolato che queste forze di marea che soffre la Terra non sono, nella Terra solida, di grandezza sufficiente a produrre il terremoto. Potrebbe essere eventualmente che se il terremoto è già pronto a scattare, cioè si è accumulata l'energia e è pronta la frattura, e allora può anche bastare una variazione della pressione atmosferica per dire... Ma non è niente di scientifico? Di scatenante, come cioè, quell'elemento scatenante. No, è scientifico, io però sarei, può essere... nello scatenare il terremoto. L'effetto gravitazionale c'è, perché le missioni Apollo sulla Luna hanno lasciato dei sismografi che hanno dimostrato che effettivamente quando la Luna è più vicina alla Terra, al perigeo, aumenta la frequenza di alcuni tipi di sismi. Volevo specificare che Apollo non è la roba che si mangia, il perigeo è un elemento intimo, no? Lo dicevo per Frida, perché poi dopo mi chiede, ma chissà dove lo vendono quel perigeo? Certo, ovvio. Ecco, volevo chiedere a Enrico Montanari, responsabile dell'osservatorio di Monte Romano, quando avviene un fenomeno, un terremoto, avete notato qualcosa voi di una qualche congiunzione astrale strana nei pianeti? No, per sposare un po' la teoria di Ben Dandy. Assolutamente no, perché gli effetti planetari che sappiamo esistere a livello mareale sono comunque molto molto piccoli. Quindi è difficilissimo, quella è la difficoltà della scienza, a mettere le idee di Ben Dandy, perché andare a capire dove questi piccoli contributi della marea gravitazionale vanno a agire è quasi impossibile. Dovremmo essere a un livello di dettaglio dell'analisi della faglia, delle sue componenti, del suo stato di lubrificazione, se vogliamo dire, certo, perché le faglie possono muoversi più o meno facilmente. È difficilissimo, un po' come le previsioni meteorologiche, non arriveremo mai a avere la certezza, perché il determinismo, cioè il potere calcolare con precisione, è impossibile, perché ci sono degli errori nelle misure e questi errori, ecco, non ci possono. Allora, siccome noi non facciamo parte della previsione meteorologica o meno, abbiamo la certezza matematica che tra 50 secondi ci andiamo un pochettino di pubblicità, e allora direi di accompagnarci in questo momento pubblicitario ai nostri ragazzi Oney, al nostro due Oney, a Milena e ad Alessandro, con un pezzo molto molto indicato per il momento. Vai! Vado a controllare che... If somebody new is talking, my head is a picture of you. And you are the thunder, I was the rain. I wanna know if I see you again. Vieni con me, vieni con me. Io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I can put a little star. Eccoci qua di nuovo, eccoci qua dal ritorno dalla pubblicità con i nostri due ragazzi. Complimenti, vi siete guadagnati l'applauso qui
in studio, veramente bravi, molto, molto preparati, complimenti per la voce, complimenti per la musica. Si intitolava questo pezzo, Milena? Stardust di Mica Chiara. Di Mica Chiara, perfetto, bravissimo, complimenti. Vi volevo chiedere, voi vi possiamo vedere anche in giro per qualche, in qualche piazza, in qualche evento particolare, giusto per cominciare a conoscervi un pochettino, perché... Allora, intanto su YouTube ci sono un sacco di nostri cover e un nostro brano inedito. Ok. E per adesso non abbiamo, cioè domani c'è l'inaugurazione della nostra sala discografica. Domani, ecco, quindi lanciamo esatto, subito l'appuntamento. Quindi siamo lì a suonare, domani dalle 14.30. Diciamo dove? Al Sound, in via Polese 1A a Bologna. Perfetto. E altre date in programma non ne abbiamo. Bello, ma avremo modo comunque di elencarle durante questi momenti. Preparatevi perché dopo vogliamo riascoltare di nuovo. Frida. Siamo qua. Allora, Stefano. Un ruolo molto importante è quello della protezione civile. Tu sei geologo e anche collaboratore della protezione civile. Spieghiamo un pochino a casa di che cosa vi occupate. Certamente. Con il termine di protezione civile innanzitutto si intendono tutte le attività messe in campo dallo Stato volte a tutelare quelle che sono le vite umane, e le, diciamo, l'ambiente, le strutture, e, che possono essere appunto soggettate a soggette a catastrofi o eventi calamitosi su un territorio. Questa è un po' la definizione definita dalla legge quadro della protezione civile nazionale. E quanti siete della protezione civile di Imola, come allora, addetti? Diciamo che il sistema di protezione civile è composto da strutture operative, componenti, quindi componenti che sono enti e strutture operative che sono forze dell'ordine, vigili del fuoco, quindi va dall'apparato statale al regionale fino ai comuni, alle strutture di volontariato e fino alla popolazione. Anche il cittadino fa parte del sistema protezione civile in quanto in caso di evento sismico deve adottare sistemi di autotutela. Ecco, in caso di terremoto come vi organizzate voi? Come... Allora, cosa in caso, succede? In caso di sisma ci sono delle procedure appunto dettate dal sistema nazionale e regionale per le quali, come è già stato detto precedentemente, il sisma non è un fenomeno prevedibile, per cui una volta diciamo riscontrato l'evento si attiva con le strutture preposte, per cui il sindaco, quale autorità prima su un territorio di protezione civile, attiva, sentitosi con il prefetto e con gli organi regionali, attiva le strutture quali sono i centri operativi comunali o i centri operativi misti o centri operativi sovracomunali, certo, a seconda della dimensione del comune in cui ci si trova. Nel nostro caso abbiamo il centro operativo sovracomunale che è utile anche a coordinare tutti quelli che sono gli altri comuni del circondario molese, gli altri 10 chiaro, comuni. Certo. Quindi Stefano, può anche capitare che vi occupiate poi anche di altre zone, oltre come funziona anche in altri paesi? Allora, sia come struttura che come volontariato locale possiamo aiutare le popolazioni colpite sia fornendo aiuti sempre in raccordo con i sistemi regionali e nazionali. Mm-hmm. Ad esempio siamo intervenuti recentemente sul terremoto del centro Italia a Montegallo ed Amatrice, certo, raccordandoci con i sistemi ANCI regionale e Protezione Civile Emilia Romagna. Questa è una bella Le cosa. Faccio Stefano molto. Una domanda a bruciapelo. Qua a Imola, nel suo territorio, siamo tranquilli? Nel caso, insomma, c'è un piano, c'è una procedura allora, attiva pronta allora, a intervenire? Secondo la classificazione sismica dell'anno 2003, dove abbiamo un'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, tramite la quale è stato classificato il territorio, vi è una scala di 4 valori di rischio in Italia. La nostra città è in grado 2 su una scala di 4, dove il livello 1 è il maggior rischio, per cui il rischio è elevato. Chiaro che si cerca di mitigarlo secondo le forme che si diceva anche prima. Ecco,
a me mi viene un pochettino da ridere, no? Perché, vero professore, noi stiamo cercando di prevedere i terremoti quando non riusciamo a far partire il timer per il nostro tempo, perché qua ci sono i nostri tecnici che si è imballato il timer e qualcuno, stanno cercando di farlo partire. Ci dirà qualcosa, no, ma salveremo l'umanità noi con questi, con questi metodi scientifici. Per, magari è sufficiente cambiare una pila poi alla fine. Sì, magari si è la pila. Professore, torniamo a un concetto un pochino più concreto che ci riguarda da vicino, insomma. I terremoti abbiamo visto che non avvengono solo in zone magari dove pensavamo potessero solo venire, ma sono venuti anche qua in Emilia, zona pianeggiante. Sì, grande sorpresa per il terremoto del Modenese, di quando è stato? 2012. Maggio. La memoria. Sì, ma date, insomma, ce lo ricordiamo comunque come evento. E invece no, vorrei dare una spiegazione, se mi si passa l'immagine numero 2. L'immagine numero 2. Molto rapida. Eccola qua. Ecco, quello che vedete lì, sempre più o meno in tre dimensioni, è ciò che vedremmo se dalla pianura padana portassimo via tutti i sedimenti portati dai fiumi mm-hmm. negli ultimi millenni. Quella struttura lì che è lì sotto è, a sinistra, la continuazione sepolta dell'Appennino. Quindi sotto ci sono delle montagne, sulla destra compaiono anche le radici delle Alpi. Questo ci dice che c'è della roccia là, e c'è della roccia in stato di deformazione. Vedete quelle pieghe? Tutte queste pieghe, sì. Bene, se io una volta le chiamavano i miei maestri corrugamenti. Mm-hmm. Se voi corrugate la fronte, cioè aggrottate la fronte, cosa succede? Anche se siete giovani. Sì, viene un bel segno. Le sopracciglia spingono la pelle, qua è ferma, certo. E si formano delle ondulazioni, quelle rughe, i corrugamenti. Mm-hmm. Sono, cosa indica? Una compressione. In altri casi invece abbiamo distensione. Questo è quello che abbiamo sotto noi. Quello che abbiamo sotto noi. Cosa succede? Che i sedimenti sovrastanti, che sono pieni d'acqua, hanno varie falde d'acqua, e dove c'è l'acqua sotto il terremoto è più pericoloso che in montagna. Perché? Cosa succede? Addirittura. Passiamo alla successiva. Che è quella 3, giusto? Sì. La schermata 3, così la vediamo. Eccola. Questo è quello che è successo qua da noi. Foto dei vigili del fuoco nel Modenese. 100 ferri di Ferrara. Vedete quella che sembra acqua, sì. È uscita da sotto, è acqua mista a sabbia. È la cosiddetta sabbia liquida. Si chiama un fenomeno di liquefazione. L'acqua che sta dentro al terreno prende le scosse del terremoto e fa una vibrazione e scosta le particelle del terreno, si fa strada e viene su. Addirittura. Come se fosse lo spumante da una bottiglia. Le sabbie mobili. Le sabbie mobili. Allora, se in campagna quello non succede niente, vediamo se anche avviene la prossima, in centro abitato. Prossima immagine, sì. Un dettaglio. Che arriverà, insomma, abbiamo adesso con i nostri tempi. Eccola qua, che è quella di prima, quella dopo, che è subito quella successiva a questa, eccola qua. Ecco, vedete da vicino, quello è un vulcanetto di sabbia, si vede e proprio. E abbiamo tantissimi qua da noi di questi, Ma da Modena, un'altra cosa ancora. Quelle sono normali, tranquilli, vulcanetti di fango, per le terme vanno benissimo. Sì. Questi invece non c'erano prima, vengono fuori all'improvviso con un'enorme pressione, e quindi se siamo in città, immagine successiva, e qui vediamo esempi dal Giappone, sì. Anziché nei campi, cosa succede? Che un edificio completamente a norma, antisismica, rimane tutto in piedi fino alle fondamenta. Sì. Solo che le fondamenta, sotto le fondamenta c'è. Facciamo andare l'altra immagine, così vediamo anche le fondamenta sotto, che dovremmo averla, perché così insomma siamo. Eccola qua. Quindi questo è un vulcanotto che ha spinto da tutti sotto. Tutti gli edifici là sono dritti in piedi. Lì c'è stata una liquefazione in un lato. Allora l'edificio si è piegato tutto, è rimasto intero. Ancora vediamo un'altra. Quindi sta sprofondando rapidamente. Praticamente. Eccola qua, guarda, ci sono differenziali. Solo quattro piani, adesso ne vediamo una, la prossima. La prossima, vai pure, eccola qua. Questo è un edificio di 13 piani, steso completamente, tutto intero, con delle crepine piccole. Mamma mia. Ma pazzesco. Quindi se lì non vai a sbattere la testa, rimani anche vivo, anche in questo caso. Cioè, incredibile. Praticamente, noi il terremoto di Amatrice, che serve meglio chiamare di Accumuli, perché l'epicentro era ad Accumuli. Fosse avvenuto in California o in Giappone, non avrebbe fatto probabilmente nessuna vittima. Dopo parliamo anche delle strutture, professore, che è un argomento molto interessante, certo. da,
Struttura è una cosa nuova che abbiamo sentito, secondo me che non si sentiva, almeno io non ho mai ricordato e non ho mai sentito dire, era appunto il fatto anche la distanza delle case nelle strade, e anche questa è una cosa che in effetti è vero, anche quello fa la differenza, poi se crolla un edificio, insomma fare case troppo vicine, insomma è un po' rischioso anche da quel punto di vista, però lo vediamo dopo, magari lei ha qualcosa in più da dirci. Paola! No, io vorrei... Ma Bendandi, sì, io ho qualcosa di buono, io Bendandi... No, il discorso è questo, io sono convinta veramente che molto spesso poi le critiche che vengono fatte a Bendandi sono legate solo a questo concetto del fatto che le forze di gravitazione sono troppo piccole per poter giustificare alcune cose. Il materiale che ha lasciato Bendandi sono circa 16.000 fogli, fra studi di eliogrammi, studi di geogrammi e via discorrendo, e calcoli che lui ha fatto per determinare alcune previsioni, non intese di una previsione, cioè di terremoto del 2521, che probabilmente non saremmo in grado di verificare. Beh, 6 aprile. Lo azzecchiamo anche noi volendo. Però la situazione dei pianeti lui l'ha individuata in modo corretto, cioè per poter determinare la posizione dei pianeti ci vogliono le effemeridi. Ecco, lui è morto nel 1979, quindi facciamo i calcoli anche della morte. La previsione è stata fatta per il 2521, lui ha fatto tutti i calcoli delle effemeridi per poter andare a vedere la posizione di tutti i pianeti più i 4 corpi che lui aveva individuato il 6 aprile del 2521. Oggi per noi è molto facile vedere se è giusto o no, perché basta usare uno di quei programmi col computer. E abbiamo verificato che la posizione dei pianeti è esattamente dove l'ha individuata Bendandi. Quindi, io non dico che Bendandi abbia ragione per il semplice motivo che dagli studi che noi stiamo facendo non siamo ancora in grado di fare quello che faceva lui. Quindi, solo il giorno in cui noi riusciremo a fare quello che faceva lui, potremmo dire che... Però, no, volevo dire una cosa. Però, progressivamente nel tempo, sta succedendo che... Allora, gli studiosi della California hanno individuato il nono pianeta esattamente come li ha individuati Bendandi. Adesso ci sono dei ricercatori tedeschi, aspetta. Gli strumenti che hanno loro, è impossibile. No, come anche loro l'hanno fatto con degli algoritmi e hanno fatto un'ipotesi di lavoro, certo, come ha fatto Bendandi. Ecco, adesso dei ricercatori tedeschi hanno ipotizzato una teoria per cui la posizione della Terra, Giove e Marte può influire sul ciclo undecennale del Sole per il periodo, perché proprio ogni 11 anni c'è la posizione. Questa è una cosa che Bendandi ha scritto nel suo libro Un ciclo undecennale del Sole nel 1931. Quindi io dico solo che pian pianino molti degli aspetti che sono stati studiati da Bendandi vengono ripresi e ristudiati da ricercatori moderni. Posso dare due dati? Certo. Una cosa, poi non so, mi correggerete voi se sono veri o no. Terremoto della Marsica, 13 gennaio 1915, previsione, 2 gennaio 1924 si verificò un terremoto nelle Marche. Il terremoto effettivamente si verificò 2 giorni dopo. Certo. Quindi lui aveva fatto una previsione con 2 giorni, calcolando... Ecco, i tempi che erano, insomma ci può stare un po' di tolleranza. Lui aveva un'agendina e quella è... Terremoto del Friuli, 76, recentissimo. Certo, lì ha fatto tantissime telefonate. C'è la previsto, prova. Eh? Sono venute delle persone in osservatorio a dirmelo. Sì, però dobbiamo anche considerare, allora, vediamo quelli che ha previsto che non sono avvenuti. Ma infatti perché io Perché se io dico che domani ci sarà un terremoto, da qualche parte del mondo c'è. Certo. Perché praticamente ne hai, dipende quanto è intenso e dove è avvenuto, perché certo. La Terra treme in continuazione. Sì, ma è vero. Certo. Allora, ma come ho detto, rispetto per Bendandi, però ridimensioniamo questa Franco, cosa, perché io sono la prima a dire... sono state scoperte prima di Bendandi. Vorrei chiedere anche al ciclo decennale del Sole, però quello che voglio dire, io non dico che Bendandi aveva ragione, sono la prima a dire che noi non siamo in grado ancora di affermare una cosa di quel genere. Io sto solo dicendo che pian pianino molti degli studi vanno in quella direzione. Non ho detto che lui aveva ragione o che questi hanno ragione. È una cosa, credo, comunque, adesso al di là di tutto, professore, interessante, dici. Perché da casa, comunque, insomma, sicuramente... È giusto che la gente sappia come sono le cose. Il confronto credo che sia, insomma, molto interessante. Non insomma, troppo della scienza, cosiddetta scienza ufficiale, perché se vedi il primo stravagante, qua c'è un mucchio di gente che... Certo. Gli crede, prendiamo i casi di Bella, che non c'entra qua, ma... In Italia succedono di continuo. Di continuo, certo. Enrico, certo. Tu che cosa ne pensi? Volevo pensare, pensavo questa cosa. In caso di una previsione di terremoto, anche la previsione ha un costo.
quindi forse non sarebbe così intelligente investire su trovare l'algoritmo che predice, perché basta un errore di un giorno, che sarebbe un successo incredibile, però avrebbe dei costi, perché un errore di un giorno vuol dire mobilitare, evacuare una zona con dei costi, certo, e dei rischi enormi. Certo. Abbiamo avuto l'esperienza in Italia, in Garfagnana, quando fu evacuata una valle, certo, per una previsione legata a delle sequenze storiche. Si rischia di fare un po' un al lupo al lupo, poi non succede niente, quindi costi, certo, anche questo. Certo. Insomma, dipende insomma se il gioco vale la candela, vedi, oppure c'è no. C'è anche questo fatto. Io sono, come osservatorio, sono testimone del gruppo di Trieste, capeggiato dal professor Giuliano Panza, che sta lavorando con i russi per fare delle previsioni italiane, mentre il gruppo dei russi fa delle previsioni a livello mondiale con terremoti di magnitudo superiore a 8. Loro seguono un algoritmo e il professor Panza il 4 maggio del 2012 andò alla Commissione dei Grandi Rischi dicendo che si sarebbe verificato un terremoto nella zona, premetto, nella zona dell'Emilia. La prima scossa ci fu il 20 maggio, se vi ricordate, la seconda scossa ci fu il 29 maggio. Allora, secondo me la parola però previsione... Lui aveva dato una finestra abbastanza larga. Ah, certo, quindi... però quello che voglio dire, no, aspetta, la parola previsione, noi la dobbiamo, l'associamo adesso sempre alla parola evacuazione. E secondo me non è quello l'obiettivo della previsione o dello studio di quello che può succedere nella zona. Il fatto che, per esempio, ci fosse stata una previsione, nel senso che poteva verificarsi un terremoto nella zona, chi può dire? In realtà l'allerta non è stata data a nessun livello, né sindaco né niente, perché giustamente oggi la Commissione Grandi Rischi, che rappresenta l'ufficialità, diciamo così, la previsione è intesa solo quando tu sei in grado di dire giorno, ora, magnitudo e luogo esatto, quindi chiaramente non è stata accettata come previsione. Però, visto quello che è successo, guarda, Paolo, e che molte... che questa discussione sia... cioè, perdiamo quasi tutta la trasmissione a parlare di previsione, che no, è un falso, ma... problema. Non Vabbè. Esiste il problema. Se hai dei soldi da investire, li devi investire nella costruzione appropriata degli edifici. Certo. Qui se hai, ci vogliono dei miliardi, è inutile che finanziamo... Professore, volevo arrivare lì, la costruzione degli edifici. Perché allora a sto punto qui, previsione, terremoti, piuttosto che... Quindi dobbiamo fare che cosa? Investire appunto su quello che sono, le strutture sicure. Come hanno fatto i giapponesi. Formazione nelle persone, perché credo che anche le persone... Micronizzazione sismica, sono questi tremenda. A proposito di educazione, lei questo libro qua che ha scritto la sua figlia Marianna Ricilucchi, serve anche a questo, perché qui già è un testo scolastico questo qui, vero? È un testo scolastico, però si può, se si trascura la parte così scolastica, certo, si può leggere per capire qualcosa di come funziona la Terra. Non è per prevenzione di terremoto, ma come funziona la Terra. La Terra è una specie di organismo complesso, hanno anche paragonato, hanno chiamato anche con un nome, certo, molto Gea o Gaia. E c'ha le sue energie, c'ha i suoi disastri, c'ha le sue risorse, c'ha i benefici, c'ha i danni. È un qualche cosa che è bene conoscere, che entri a far parte della cultura comune dell'uomo, certo, della strada, nei suoi termini, nelle sue linee essenziali. Poi ci saranno gli specialisti. Ecco, quanto ha contribuito, diciamo, l'abuso dell'uomo nei confronti della Terra anche verso i terremoti? Ci sono tutti questi terremoti così disastrosi anche in zone dove non si pensava potessero venire. La cosa che è più di attualità è l'aumento delle scosse che sta avvenendo in tutte le zone americane, dove stanno estraendo, hanno appena estratto il gas, fracking, il famoso fracking. Sì. Che è un po' quello che hanno accusato anche in Emilia quando... Quelli sono fatti, dicevano no, non potrà succedere, sta avvenendo e come. Ecco, quindi anche l'uomo, insomma, anche qui ancora una volta noi ci andiamo in poi Emilia a... si fa dello stoccaggio. Che è diverso, cioè si pompa sotto. Gas. Ah, ok, sono dei serbatoi, vero? Queste, sì, là c'è proprio l'estrazione. Giacimenti per stoccare, certo, il gas invernale. Strutture sicure. Abbiamo un video a proposito di mitigazione, vero? Anche, abbiamo un video che fa vedere le strutture, non so se ce l'abbiamo già pronto in regia, che parla appunto di queste strutture sicure, cioè sicure, tra virgolette, che magari ci possono aiutare a salvare la pelle. Ci possono dare anche un'idea di come vanno fatte. Esatto. Molto... Quindi, si sta caricando sicuramente il video. Ecco, e poi un'altra cosa importante, finché arrivi il video, le distanze, diciamo, quando costruiscono
i palazzi, la distanza dalle... Non è una cosa... No? È uno studio sulle condizioni limite d'emergenza, si chiama, uno studio sulle condizioni limite d'emergenza che si sta facendo anche... Perché anche qui se ne sta parlando in queste... Sì, si sta studiando. Le strade larghe perché ci passi dopo il traffico. Certo, perché non vengano occluse dalle macerie o da... tanti centri storici un po' complesse. Infatti lì perché poi... Comunque nei crolli non tendono a venire così. Sendono ad abbassare. Ecco, qui vediamo, qui siamo in Giappone, perché qui c'è anche una cultura, diciamo, da parte del cittadino e le strutture fatte a modo, perché questo è un terremoto fortissimo, cade questo tutto. Questo è quello di Fukushima, del 2011. Quello va bene. E questo edifici dritti, piedi, anche chiaro, magari si balla un po', ma non è crollato niente. Ecco, ci sono dei finanziamenti allora, recentemente. Come mai in Giappone non crolla nulla? Perché c'è una cultura del vengono giù tutti. Una cultura lì, quella lì è una zona ancora più sismica della nostra, nel senso che avvengono dei terremoti di magnitudo molto più elevata, grado 9, lì si svuotano attorno a grado 9, per cui devono per forza adottare misure antisismiche. Ecco. Facciamo vedere un attimo come sono le misure antisismiche, un edificio, una sorta di costruzione, naturalmente un prototipo di come deve essere appunto una costruzione antisismica. Abbiamo un bel video anche qui molto interessante e poi chiedo se è possibile costruire delle abitazioni con queste caratteristiche dopo che abbiamo visto il filmato. Eccolo qua, questa è una simulazione in laboratorio, probabilmente ecco. Le strutture che devono resistere devono essere sia verticali sia orizzontali e formare una gabbia. Inoltre non deve essere in questo caso un materiale rigido, deve essere un materiale come il legno, come il bambù, come le palme. Che si flette e quindi resiste. Ma la mia domanda è la seguente adesso. Sì. Ok, lì abbiamo detto in Giappone è preventivo, quindi sanno che arrivano dei terremoti così forti, ma qui non si può adottare sempre comunque una prevenzione minima anche di un tot di magnitudo per un terremoto eventuale? Perché certo, non si fa? Per le costruzioni, le nuove costruzioni si seguono appunto le normative antisismiche vigenti, appunto come dicevo prima. Si seguono le ordinanze di protezione civile, le normative. E sulle vecchie non si può più fare, non si può fare nulla in questo caso. Ci sono anche interventi. Chiaro che si possono fare interventi, adesso non sono ingegnere strutturista, non mi addentro nella materia, per cui comunque sicuramente si possono adottare delle misure. Assolutamente. Cioè, professore, vediamo un attimo l'ultima immagine relativa a cosa? A Amatrice. Relativa ad Amatrice, quindi recentissima. Quindi chiediamo alla regia di mandare l'ultima immagine che è relativa appunto al terremoto di Amatrice di qualche settimana fa. Ecco, relativa a che cosa? Intanto se vogliamo anticiparla finché arriva. Si vede la parte centrale dove è rimasta in piedi la torre civica. No, questo è il video? Questo è il video forse. No, proprio la sua immagine, vero? L'immagine che aveva portato. È una foto. È una foto che ha portato il professore che ci fa proprio vedere. Ecco, questa è un'immagine sicuramente del Giappone. No, questo è un supermercato da Amatrice. Sì, questo qui è. Veramente l'abbiamo visto e rivisto probabilmente più volte anche nei TG nazionali, però era proprio l'immagine, dico alla regia, l'immagine che ha portato il professore, l'ultima immagine che ci fa vedere una struttura, vero, diceva il professore? Sì, è una foto dall'elicottero. Dall'elicottero, ecco, perfetto, quindi intanto che la cerchiamo. Una cosa, volevo chiedere a Montanari, al di là di tutto, lei si occupa del centro su a Monte Romano, l'osservatorio su a Monte Romano. Ecco, cosa ci aspetta, diciamo, nei prossimi mesi? Che sorprese ci riserva il cielo? Il cielo è sempre pieno di sorprese. Sicuramente la danza dei pianeti, che sono molto belli da osservare, la godremo meglio la prossima primavera, quando ritorneranno i grandi pianeti come Saturno, Giove. Adesso sono abbastanza vicini al Sole, quindi la loro visibilità è piuttosto limitata. Quindi l'osservatorio possiamo invitare naturalmente a venire a vedere la danza dei pianeti, bellissimo. La prossima serata sarà il 22 ottobre, saremo aperti per poter vedere il cielo d'autunno con le costellazioni autunnali che sono molto belle. Che sono molto belle, perfetto. Quindi 22 ottobre, ecco questa è l'immagine, intanto è arrivata l'immagine. Se la vuole commentare, professore. È un pochettino piccolo, ma vedete che praticamente è cascato quasi tutto, tranne quell'edificio rosso e la torre che si vede là a sinistra. La torre praticamente non lo so esattamente perché, ma è stata fatta con le pietre degli antichi artigiani e probabilmente ha reagito come un monolito, come un'unica pietra, per cui non è crollata.
Gli altri edifici sono crollati, soprattutto i tetti, sono fatti con i mattoni, la sabbia. Quindi per forza i materiali che si vedevano in una zona altamente sismica, in una zona altamente sismica, quindi non c'è la sorpresa, l'effetto termico. Sì, in una zona che si sa che era sismica, perché la gente che ci vive si dimentica o non lo sa, ma abbiamo tutto il catalogo dei terremoti in Italia a cura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con la mappa, diciamo, di quella zona 1627, 1639, 1672, 1703. Sono passati 300 anni, più di 300 anni, allora si perde la memoria storica, in realtà ci sarebbe, allora bisogna mantenerla viva. Posso dire una cosa, professore, però? Qui mi rivolgo un po' a tutti in generale, perché poi è vero, si sa, ma poi esistono forse qualche amministratore che dovrebbe incentivare per mettere a norma le abitazioni, esistono gli abusi edilizi, esistono qualche costruttore truffaldino che anziché metterci cemento ci mette sabbia o ferro che non è troppo ferro come deve essere, quindi è ora di finirla, perché poi alla fine dopo siamo sempre qui a parlarne il giorno dopo. Credo che la prevenzione nasca di lì, questa secondo me si chiama vera prevenzione reale, ma quindi alla nostra coscienza, cosa dice lei, professore? Sono d'accordo, non ho niente da aggiungere. Credo che siamo alla base di tutto quello che può essere veramente, perché alla fine stiamo a parlare di niente. Questione di cultura e di... Zona sismica, c'è la mappa, abbiamo tutto qua, andiamo con Rosetta sulla cometa, non riusciamo a sapere che questa zona è sismica, quindi mandiamo gli incentivi per mettere a norma tutte le case, e se non l'hai messa a norma non ti faccio entrare. Controlla il costruttore, bisogna fare così un po' più di... La gente parla del terremoto, e lo vedi anche la televisione, i mass media, quando c'è l'evento. Quando c'è l'evento. Quando c'è il terremoto, per 10 giorni tu. Poi dopo, il terremoto è una cosa che fa paura, perché fondamentalmente fa paura. Tremendo. La gente non ne vuol più sentire parlare, certo. E lo si vede. Lo esorcizza. Ecco, forse sì, proprio. È vero, è vero. Enrico, dopo... Io vorrei chiederti una cosa, avete notato dei movimenti planetari strani voi prima di un terremoto? No, dei movimenti planetari strani no. Come dicevo, è difficile trovare una correlazione. Detto che un influsso mareale, cioè di effetto gravitazionale, i pianeti devono averlo. Però non siamo in grado ancora di discriminarlo con precisione. Come dicevo, sulla Luna abbiamo visto che i lunamoti, si chiamano così sulla Luna, i movimenti tellurici lunari, certo, dipendono anche dalla gravità della Terra, quindi questo effetto esiste. Beh. Noi per ora ci limitiamo a contemplare il cielo e magari quello che possiamo fare è vedere in anticipo se qualche asteroide o cometa può passare troppo vicino al nostro pianeta, che può essere un rischio nel lungo termine anche che il nostro pianeta può subire. Allora, diamo i contatti. Allora, innanzitutto all'osservatorio, visto che stava parlando appunto Enrico sull'osservatorio, 22 di ottobre, quindi serata, anche se nuvoloso, solo se è sereno. Speriamo che sia sereno. Speriamo che sia sereno, però insomma, allora, speriamo per contattare l'osservatorio, allora su Facebook, gruppo Astrofili Antares, il sito è www.osservatorioastronomico.info e la mail, se volete scrivere a Enrico Montanari, è monta@gmail.com. Perfetto. Mentre il nostro Stefano Bruse... Dai protezione.civile. Protezione? protezione.civile@comune.imola.bo.it, una mail semplicissimo da ricordare, uno se lo memorizza in 2 secondi, una cosa molto, ma d'altra parte come si fa questa è comunicazione rapida, veloce. Poi se vogliamo, non lo fate apparire sul schermo. No, beh, non ci sta, devo fare 3 puntate solo per l'indirizzo. Volete avere anche volete fare delle domande in più al nostro professore Ricci Lucchi, la mail, certo, è frarilu@libero.it. Frarilu, perfetto, grazie professore. Grazie. Io spero di rivederci, è stato molto interessante. Molto volentieri. Paola, ricordiamo anche, tanto noi ci rivediamo, sono sicuro. I tuoi contatti osservatoriobendandi@virgilio.it e www.osservatoriobendandi.it. Bene, allora salutiamo i nostri ospiti. Grazie a tutti. Grazie a ringraziamo naturalmente delle informazioni che avete dato. Noi adesso ricordiamo solo a casa, allora noi ci saremo in diretta sempre tutti i venerdì Ma perché cosa questa per cosa? Le nostre puntate. Ma sì, avremo tempo per farlo, perché vedi che voglio ricordarlo adesso. Non te l'hanno informata che noi adesso abbiamo il telegiornale, poi ritorniamo. Sì, lo so, ma lo vogliamo ripetere. Sì, ma volevo far sentire loro io prima. Quindi dai! È così, è fatta così, io la interrompo. Dai, forza, dai, cattiveri. Contatti, veloce. Allora, ci saremo il venerdì in onda in diretta, poi saremo in onda anche lunedì con la replica alle 14 e il martedì mattina alle 9. Sei felice adesso? Sì. Perfetto, bene, allora salutiamo i nostri ospiti, grazie mille. Grazie. E andiamo qua dagli Onei che ci anticipano quello che sarà il telegiornale che ci sarà a brevissimo, con quale pezzo musicale? Wherever you will go, the color. Onei! Lily,
take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all. Bravi Milena, Alessandro, il duo Honey, bravi, complimenti ragazzi. Bravissimi. Beh, veramente bravi, mamma, ve l'abbiamo dedicata, ve l'abbiamo fatta fare tutta stavolta perché merita veramente. E dopo al rientro dal telegiornale noi abbiamo fatto questo cambio di scenografia, anzi no, è rimasto tutto uguale, abbiamo solo levato abbiamo cambiato gli ospiti. Esatto, abbiamo cambiato gli ospiti. Eh sì. Che sono? Buonasera Maurizio, buonasera. Siamo in compagnia di Maurizio Marchesi. Ospite noto e conosciutissimo di TV. Televisivo. Pochi capelli, però. Tu sei stato al mare, ti vedo abbronzato. Sì, un po', pallido come può. Vabbè, c'è questa abbronzatura, ok? E in compagnia del presidente di Limonese Calcio, ben arrivato, Lorenzo Spagnoli. Buonasera, Lorenzo Spagnoli, nome anche conosciuto, vero? Per gli addetti al lavoro, insomma, per tante altre cose. Poi dopo magari, insomma, ne parliamo un pochino più nel dettaglio. Maurizio, allora, tutte le volte che ci vediamo, noi, quasi sempre all'inizio di storie tu arrivi da me. Sì, mi fa piacere. Ma tra l'altro perché vedi Frida, te lo so. No, mi fa piacere perché ci si diverte e fra l'altro molto di più fuori onda, perché voi non sapete, è un quarto d'ora che si ride qua in studio. Ma sì, perché è successo di tutto. Quindi, si ride sempre. Noi siamo di buon auspicio anche, poi tu vieni e ci presenti tutto il tuo programma, insomma, di quest'anno. Un programma che parte innanzitutto lunedì sera alle 21.15, il dopo partita. Giusto. Ma cosa nuova, perché noi siamo abituati a vederti con Restart, personaggi famosi di tutto, storie, interviste belle, insomma, piacevoli, veloci, frizzanti, ma il dopo partita?
torno a parlare di sport dopo qualche anno con grande piacere, perché è una grande passione. Spezziamo la trasmissione in due dalle 21.15 da questo lunedì, metà basket e metà calcio. Partiamo con il calcio ed è un grande piacere avere questa sera anche il presidente dell'Imolese, Lorenzo Spagnoli, perché dedicheremo la trasmissione proprio allo sport imolese. Imolese. La sede della nostra emittente di TV è Imola, due società serissime, che sono l'Imolese Storiche, calcio, storiche, e l'Andrea Costa. Fra l'altro salutiamo Giampiero Domenicali, che fino a 20 minuti fa era qui in studio con noi, poi ha avuto un imprevisto. Quando ci avresti scappato? non gli hai fatto paura a te? Può essere, quindi. Doveva esserci anche lui qui questa sera a lanciare questo programma. Questo nuovo programma. Tra l'altro con due squadre, insomma, veramente che sono l'eccellenza del nostro territorio, perché due squadre storiche, l'Andrea Costa, parliamo di basket, e invece l'Imolese Calcio, insomma, conosciutissima come squadra. Spagnoli, com'è essere il presidente dell'Imolese Calcio? È bello, è un onore, perché ho conosciuto Imola come calciatore e poi man mano che sono passati gli anni, al terzo anno mi sembra, c'è la possibilità di entrare in società per sistemare delle cose così, e l'ho fatto con grande entusiasmo, perché mi è sempre affascinato molto anche il calcio dietro la scrivania. Anche quando giocavo avevo sempre questa idea, questo mi affascinava molto, e c'è stata la possibilità qui a Imola, anche perché Imola secondo me è una piazza dove si può fare calcio, sia curare bene il settore giovanile, ci sono delle strutture importanti, è una società che ha fatto del professionismo, ha uno stadio meraviglioso, e quindi con grande entusiasmo sono entrato, sono partito. Il primo anno è stato molto difficile perché ho fatto il doppio ruolo, ero ancora giocatore, ho avuto la bravura e fortuna insieme ai miei compagni. Vedevi il calcio da due aspetti diversi, sì, perché sì, dal campo e da dietro la scrivania, come dicevi. Ed è stato, insomma, veramente un anno particolare. Ringrazio ancora adesso e tutti i miei compagni di allora, che sono stati molto intelligenti, perché l'equilibrio in quel caso era veramente sottile, però siamo stati tutti bravi perché siamo riusciti anche a vincere. Beh, il campionato, insomma, e dall'eccellenza siamo venuti in Serie D, che già quest'anno è la quarta serie del calcio. Però io da quel momento ho dovuto fare una scelta, ho abbandonato il calcio con le scarpette, anche se avevo 32-33 anni, e mi sono buttato proprio anima e corpo. Aspetto un po' più organizzativo, manageriale. Hai fatto prima riferimento ai giovani, perché l'Imolese è un vivaio per quanto riguarda, cioè è un'eccellenza tra tutte le squadre, insomma, che ci sono, proprio per tirare su giovani, per ragazzini, insomma, che meritano poi essere proiettati nel mondo del calcio, vero? Sì, noi abbiamo la fortuna di avere quel centro sportivo, che tra l'altro ora abbiamo delle strutture nuove che presto saranno funzionali, tra cui un ristorante, degli uffici, la palestra, gli spogliatoi nuovi, una sala video, e tutto sarà a disposizione di tutti i tesserati, dalla prima squadra al settore giovanile, perché questo investimento che stiamo facendo sul settore giovanile è per noi, per l'Imolese, una realtà come noi è fondamentale, è tutto. E quindi ogni anno, ormai questo ripeto è il quarto anno da presidente, riuscire a dare la possibilità a una media di 5-6 ragazzi e mandarli nel professionismo, certo, società come Bologna, Cesena, Carpi, Modena, è una grande soddisfazione. Direi. E ripeto, la prima squadra è bella, è stimolante, però quando hai dei risultati con i ragazzi del settore giovanile ancora di più. A che età cominciano a parlare di professionismo? A quale età cominciano questi ragazzini? Noi l'anno scorso abbiamo ceduto a squadre professionisti i 2003, quindi giovani, addirittura 14 anni? Sì, 13, 12. Ecco, come si fa a fargli mantenere una mentalità, un profilo, diciamo, umile? Perché poi si rischiano di bruciarsi se poi si fanno prendere. Sì, infatti questo è un lavoro che noi dobbiamo fare, però devono essere bravi anche i familiari, secondo me, e queste squadre professionistiche che prendono questi ragazzi a 13-14 anni, perché io ci sono passato, perché a 14 anni sono andato via di casa e ho fatto 5 anni a Verona. E la cosa più difficile è che non tutti possono diventare i calciatori di Serie A, ci sono delle bruciature. Magari un quindicenne, un sedicenne viene bocciato da una squadra di Serie A, però non è finito il calcio. Cioè, nel senso, calcio, certo, ci sono delle soddisfazioni anche in prima categoria.
la passione e l'amore per il calcio lo hai anche in prima categoria, quindi certo, devono essere bravi a capire questa cosa qua, e noi siamo qui anche per questo, perché tanti ragazzi che ci rientrano gli dobbiamo far capire queste cose qua, che ci si può arrivare anche da un'altra strada. Certo, certo, certo. Impegnarsi comunque, sempre. Certo. Allora, visto che non abbiamo nessun riferimento per l'Andrea Costa, Maurizio, diamo qualche cenno, insomma, se ce ne fosse ancora bisogno, su quella che è la squadra Andrea Costa. Andrea Costa ha fatto un campionato straordinario l'anno scorso, con grandissime soddisfazioni, vogliono provare a ripetersi. Domenicali doveva essere qui con noi, amministratore unico, purtroppo ha avuto un imprevisto, è scappato proprio, ci siamo incrociati. Sì, sì, è vero. E parleremo naturalmente nella seconda parte di pallacanestro. Ci tengo a dire che sono due società, una l'Andrea Costa a due maschile, quindi è importante, ma anche Limolese, che fa i dilettanti, possiamo dire che è una squadra di professionisti. Certo. Per la serietà del presidente, che è un professionista, certo, per la serietà di quello che stanno costruendo come impianto sportivo nuovo. Io ho avuto la fortuna di fare un pomeriggio martedì nella nuova sede, che è in costruzione ma è praticamente funzionale, è stupenda. Pensa, d'utile, bella, perfetta, certo, per il settore giovanile, perfetta per la prima squadra. Che è fondamentale, grande per i ragazzini, puoi avere vivere un ambiente anche bello, insomma, avere sereno e già, serio. Certo. Quindi noi siamo contenti, senza togliere nulla a tante società che ci sono nel territorio romagnolo, perché guardiamo naturalmente da Bologna in giù, sappiamo che questo connubio con Limolese e con Andrea Costa sarà un connubio importante dal punto di vista televisivo e sportivo. Ecco, Maurizio, voglio aggiungere che con me sarà in studio come opinionista, certo, sempre nel calcio, ogni tanto nella pallacanestro, Gigi Ravaglia, che è una grande voce radiofonica, certo, storica del calcio e dello sport. Lo salutiamo. Velocemente, per dire, cosa parlerai in questo programma? Cosa tratteremo il dopo partita? Parleremo, commenteremo, commenterete? Commenteremo, avremo gli highlight del calcio e della pallacanestro, ogni tanto divagheremo anche su qualche altro sport settore, ma pochissimo, perché non avremo poi tanto tempo, 45 minuti, e poi ogni settimana un ospite del Limolese, un ospite dell'Andrea Costa in studio con un opinionista, con un commentatore, Gigi Ravaglia per il calcio. In alternanza nel basket cercheremo di spiegare la partita con poche parole, non urlate. Bene. Non perché urlate. Non è nel mio stile. Era ora. Credo che il presidente sia contento. Grandioso, finalmente. Come adesso lo sport. Maurizio, sei contento di riparlare di nuovo dello sport? Sono contento, vengo, lo racconto perché... Che sport facevi tu, per esempio? No, io sono scarso, però vengo dall'ultima esperienza televisiva dove ho seguito l'Andrea Costa, ma nel calcio il Cesena, nella cavalcata della Serie A. Ero a Latina, in quella vittoria di Latina della squadra di Pierpaolo Bisoli, che poi è approdata in Serie A e poi è tornata giù. Però mi sono divertito un anno a seguire il Cesena. Ti piace? Sono convinto che mi divertirò a seguire Limolese e Andrea Costa. Bene, bene, quindi, allora, bocca al lupo grandissimo. Ripetiamo lunedì sera, alle 21:15, il dopo partita. Maurizio Marchese, quindi oltre al Restart lo vedremo anche impegnato in una trasmissione dedicata allo sport. I protagonisti sono loro. Limolese Calcio e l'Andrea Costa, due società grossissime qui del nostro territorio. Noi, che dire, Frida? Possiamo ricordare anche quando andiamo in onda noi, il venerdì alle 19 fino alle 20:30 in diretta, rigorosamente, infatti non avete idea di che cosa è successo questa sera come prima puntata. Neanche te. No, sì. No, io ne ho idea. No, scherziamo, e il lunedì alle 14 sì, e il martedì alle 9 la mattina. Alle mattina alle 9, yes, quindi svegliamoci tutti presto, 7:15 la sveglia, facciamo colazione e poi ci siamo subito noi con io e Frida con Storie. E a proposito di questo, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con un'altra puntata, con un tema dedicato al mistero. Provate a pensare a qualcosa di straordinario. Iniziamo, quindi parleremo di mistero, qualcosa di incredibile. Aspettatevene, veramente abbiamo trovato dei personaggi incredibili. E quindi altra puntatona, quindi stiamo pian piano anche noi decollando. Vedo che guardi Maurizio. Ti faccio un in bocca al lupo grandissimo per il tuo grandioso programma. Ma serve a loro, gli sportivi. In bocca al lupo a loro, certo. Mi siedo. Tu sei dei nostri, quindi so cosa vuol dire essere da questa parte. Che dire, noi ci congediamo lasciandovi in compagnia del nostro duo, il duo Honey. Eccoli qua i ragazzi, Milena, Alessandra, ti vedo dalla dai capelli, con l'ultimo pezzo di chiusura. Vuoi dire il titolo? All Summer Long. Hey, love. It was 1989, my thoughts were sure, my hair was long.
caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Maine.